proviamo l'anziano. Ed è dentro! Piazzato! La finale si gioca dalle squadre Lazio Net e la Comunità all'Angolo. Allora il primo rigore della cooperativa all'Angolo! Entra, ve l'ha intuito, dal pallone entra! Ci siamo? Angolatissimo! Sozza! Luca il portiere Lazio invece si prepara, lunga rincorsa per l'atleta della cooperativa all'angolo, e la 7! Siamo sul 3-3, finale al Cardiopalma, Paratona, Federico Tulli sei scarso. Entra, 4-3 per la cooperativa all'angolo. Tensione si sente. Imprendibile. Ricordo che si arriva a 7 di rigori. Il portiere tocca la palla, non riesce a trattenerla. Ricordo che sono 7 i rigori, non 5, sono 7. Si tira ancora, signore e signori, e si para ancora, signore e signore. Siamo sul 5-4, il sesto rigore. Rimaniamo sul 5-4. Se questo entra, l'angolo si aggiudica il torneo. Lunga rincorsa. Il settimo rigore manca, l'ultimo. Se la cooperativa angolo insacca il pallone, si porta a casa la coppa. Se no si va avanti. Anche questa l'aveva intuita, si è messo il guantone, ma il pallone è entrato.
cooperativa L'Angolo. Complimenti ragazzi, complimenti Lazio Net. Dai cooperativa L'Angolo. Per l'ottavo anno consecutivo i mondiali antirazzisti. Quest'anno lo siamo un po' di più, perché in un mondo normale, in un'epoca normale, l'antifascismo e l'antirazzismo dovrebbero essere dei valori sui quali si fondano le nostre comunità, dei valori che non dovrebbero entrare nel dibattito politico e nella lotta tra partiti. Invece pare non essere più così, pare che ci sia qualcuno che mette in discussione l'antifascismo e l'antirazzismo. E allora benvengano manifestazioni come queste, viva i mondiali antirazzisti e arrivederci al prossimo anno. Welcome here to this assessor of sport of Castel Franco Emilio, and you want just to thank all the teams for coming here, for remembering